In ricordo del 4 novembre 1918, anniversario della vittoria, fine della Prima Guerra Mondiale per l'Italia. Oggi la festività della Repubblica, giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. Celebrazioni ampie e diffuse anche a Piacenza, celebrazioni commemorative, concerti, conferenze e mostre. Al secondo reggimento Pontieri si ripete la pratica diffusa di aprire al pubblico le caserme per favorire l'incontro fra militari e civili, giovani, ragazzi delle scuole, per mantenere viva tra le nuove generazioni una coscienza collettiva sulle radici dell'identità nazionale. Tra le suggestive architetture del genio Pontieri, preceduta da un particolare squillo, la cerimonia solenne dell'alza bandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale, alla presenza di tutto il personale della base, degli studenti delle elementari, medie inferiori e medie superiori, poi un dialogo fitto, notizie e informazioni sulla struttura, sul significato della festa. Oggi ho cercato di spiegare sinteticamente, nella maniera più semplice possibile, attraverso la cerimonia dell'alza bandiera, quindi la spiegazione della cerimonia dell'alza bandiera, quello che significa oggi essere un appartenente delle forze armate. Però ho fatto anche un prologo facendo vedere le ancore che sono lì nel nostro cortile e spiegando che questo è un reggimento storico, perché la storia comunque fa parte del nostro DNA di militari, ma in generale della società. Quello che preoccupa a noi di una certa età ormai, possiamo dire, è che le nuove generazioni perdano il senso, il ricordo di quello che è stato per il nostro paese il periodo della Prima Guerra Mondiale e della Seconda Guerra Mondiale anche. Le sofferenze che hanno portato questi conflitti nella nostra società, gli sforzi che le generazioni dei miei genitori, quindi non tanto lontano, hanno dovuto affrontare per ricostruire questo paese. A Rompete le Righe è la visita guidata dei piccoli ospiti ai mezzi, alle attrezzature in dotazione al reparto, ai mezzi speciali per le attività di soccorso. Un declino dell'interesse nei confronti della ricorrenza si è avuta a metà degli anni 60. La festa è andata incontro a contestazioni nella stagione dei movimenti giovanili, ma con la presidenza della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi è tornata a celebrazioni solenni ad avere il favore degli italiani.